Eccoci qua, siamo rientrati in diretta. E questa stasera parlo io. Avevo il microfono abbassato per le prove di prima. Veronica, non capivo perché. Cosa era successo? Non capivo. Quindi, ma non serve evidenziare questo. Ah, non potevo dirlo. No, invece lo dico perché abbiamo un uomo alto 1,90. Non lo so. Praticamente abbiamo dovuto abbassare anche 1,95 con. Abbiamo dovuto alzare le telecamere. Perché ti sei messi i tacchi? Andava fuori. Sembrava ancora più alto. Andava fuori l'inquadratura, capisci? Poi vedi, lui si è seduto per non farti sentire, diciamo, a disagio. Ma è facile. E quindi qualcuno l'avrà già riconosciuto, quindi li andiamo a presentare. Allora, alla mia sinistra abbiamo un graditissimo ritorno, un uomo che non ha nulla di cui, insomma, da invidiare ai più grandi artisti, anche perché il suo nome deriva proprio da un inchiostro. Lo ricordiamo, giusto? Sì. Ricordo bene? Giustissimo. E lui è il buon caro vecchio Kina, ragazzi. Ciao, ragazzi. Facciamo un applauso da parte di tutto lo studio. Grazie a tutti, raga, grazie a tutti. Buonasera, grazie di essere qui. Buonasera, come sempre. Vecchio. Ormai, no, beh, vecchio nel senso perché siamo, ma ci conosciamo, poi abitue, ci seguiamo sui social, ma ci ha portato una sorpresa che a questo punto io farei direttamente presentare a lui. Cioè Kina lo facciamo presentare, cioè, beh sì, Kina certo, ci presenta. Ma certamente, perché no, tanto ormai sei di casa. Presentaci l'altro ospite. Io volevo rimpiazzare Gio Filippi, quindi se va fammi bene sapere. Stasera è fatta. Quindi sto sotto colloquio, quindi ragazzi, ok. Non allora dire cose compromettenti, mi raccomando. Buonasera a tutti, siamo qui e oggi con me il mio amico e artista Alex Labbey. Buonasera. Radio Roma. Buonasera. Perché è qui, non perché non aveva nulla da fare, ma proprio perché non aveva nulla da fare. Dai, questo glielo dici tu, perché era molto più importante. Esatto, perché appunto c'è questo nuovo brano, c'è questo nuovo progetto che vi vede entrambi che ne fate parte. Esattamente, e abbiamo fatto una canzone insieme, noi ci conosciamo da diversi anni, ci siamo subito trovati a livello artistico, oltre che umano, e quindi poi la canzone è uscita naturalmente. È venuta dal cuore. No, esattamente dal cuore. Bene. Ecco, e queste sono cose bellissime che quando accadono poi con la musica, tutto quello che accade a livello di amicizia, che con amore, cuore, con il col cuore. Cuore. Possiamo fare anche se facciamo. Ormai va di moda. No, non vuoi. Ti levi. Stavo dicendo una cosa seria. Lo faccio con Kina. Lo vedi che Kina mi vuole bene? Lo vedi. Siete carini? Vedi quanto siete carini? Era bene. Io farò uno screenshot di questa cosa e poi vi farò fare dei meme. Allora, quindi parliamo però, no, seriamente, parliamo della musica, perché appunto questo progetto è nato da un'amicizia e ha portato sì che venisse fuori questo brano Bottiglie d'Assenzio. Già. Meraviglioso, parliamone, iniziamo subito a parlare. Sì, un brano che nasce, ecco, come poi ha detto Alex, sicuramente in primis tra la chimica e la conoscenza di due ragazzi che sono diventati amici e poi hanno scelto di collaborare entrambi con quello che facevano, che era la musica. Il pezzo nasce in realtà quasi un anno fa e nasce da un momento abbastanza difficile di entrambi a livello emotivo, diciamo che le cose non giravano per la meglio quel periodo. Però ecco, il bello di essere noi poi è quello che ci siamo trovati in studio un po' anche per scaricare tutto quello che c'era nel momento, e è andata questa bellissima, fatemela chiamare, per me una hit. Quando Alex mi ha mandato, diciamo, la bozza col suo ritornello, sono rimasto totalmente spiazzato, ho scritto il pezzo con una sera e è stato emotivamente molto molto coinvolgente, raga. E sono contento perché anche poi nel finale, ora che il pezzo è uscito, ancora sento quel coinvolgimento, ancora vedo quell'emozione, e questo mi fa veramente felice poi di averlo fatto con lui. No, ma poi si vede e anche di portarlo qui, da come è fomentatissimo da raccontarlo. Parla. Sì, esatto, sì, no. Che c'è sempre tanto cuore. Quando mi sono ripetitiva, quando c'è il cuore in una cosa non può che essere bella. Ma sì, noi ecco facciamo tutto e penso che ogni cosa bella va, che ti piace, vada fatta sempre col cuore. Assolutamente. Alex, quindi da canto tuo, cosa aggiungi a tutte quelle parole che ha detto già Kina? Confermo tutto. E poi vedremo anche il video, giusto? Assolutamente sì, perché andiamo anche in radiovisione sul canale 115, certo. Quindi mandiamo in onda anche il video. Io questa canzone l'ho scritta quando stavo andando proprio nella location dove è stato girato il video. Io non sapevo che sarebbe stata la location del video. Wow! Quindi sono stato ispirato quel giorno, stavamo andando in montagna, perché l'abbiamo girato in montagna, buona parte. Mi è venuto naturale scrivere il pezzo. La sera stessa ci siamo chiamati, in videochiamata, gli ho mandato poi il pezzo, a lui è piaciuto un casino, quindi da là è nato tutto. Il resto è storia. Io volevo essere tipo una mosca, perché Bella Bro, ti ho scritto un pezzo...
Beh, no, lo voglio sì. sentire. Ma la cosa è andata più tipo. Lui, ecco, stava. Sì, stava ecco in montagna, un posto poi bellissimo, raga. Stava lì, insomma, a fare le sue cose. Io in camera, totalmente nerd, vedo nel mio circolo chiuso lì. Perché nerd non ti ci vedo io. Infatti, sì, neanche io. Ho i miei momenti. Cioè, i momenti nerd. Ok, io. Ok, ci fidiamo. Boom, luce del messaggio, telefono, Alex, bozza audio. Io apro la bozza. Che cos'è questa? Nuovo pezzo, se ti scriverci, questo è il buco mancante. Se ti va di farla insieme. Non, neanche gli ho risposto, cioè l'ho messa sull'email, ho acceso le casse. Io pensavo non mi avessi risposto perché non ti piaceva, invece adesso mi dici che la mattina dopo ha trovato però la tua risposta. Vedi che aneddoto che è venuto fuori, esatto! Che l'hanno scoperto qui, incredibile. Allora, se, visto che ci avete messo tanta curiosità, ce lo andiamo ad ascoltare subito. Chi lo annuncia? Lo annunciamo noi per la par condicio. No, dai, chi se ne mette di due? Di allora, lui l'ha fatto l'altra volta già. Ma infatti, tocca a te, scusa. Fare il suo. Vai, Alex. Signore e signori, ragazze e ragazzi, questa è Bottiglia d'Assenzio, Alex Labbey, Fit Kina. Radio Roma, peace. Beh, abbiamo degli aneddoti di questo video che abbiamo appena visto. Un sacco visto, di aneddoti. Allora, a questo punto iniziamo, non so da chi, decidete voi, parliamone. Beh, dai, no, beh, sul video c'è veramente molto da parlare. È stata un'esperienza veramente bellissima. Innanzitutto perché il video ha avuto un team veramente particolare per noi. Abbiamo avuto la fortuna, grazie a. Facciamo un po' di nomi, vai. Sì, dai, grazie ad Andrea Iannuzzi, mio amico e giornalista, di poter collaborare con Alessandro Verdolini, che ha fatto da poco, insomma, Uomini e Donne, ha corteggiato Uomini e Donne. E corteggiatore, Uomini e Donne. Allora, so che c'è un corteggiatore entronista. Sì, non, sincero, non sono, diciamo, il primo esperto di Uomini e Donne. No, però nemmeno io, un pezzo io bravo, e facciamo. Ci arriviamo. e quindi ecco, diciamo che è stato bellissimo poter avere questa opportunità. Poi assolutamente Alessandro, adesso io saluto, è diventato un amico, un bravissimo attore che sicuramente secondo me andrà avanti perché merita. Però ecco, tutto questo è stato veramente pieno perché giornate per girare il video in varie location, sempre tutti insieme, quindi un team unito che ha portato avanti. Non ti dico che cosa è successo dietro le quinte, di tutto e di più. No, ce lo devi dire. No, guarda, tra litigate, gente che si perdeva e cose, a star presso a tutti, però come un po' come sempre, ma è stato divertentissimo. E la cosa importante è che poi siamo riusciti veramente a portare il messaggio che volevamo, poi anche a trasportare il messaggio della canzone poi sul video, quindi certo. Hanno permesso Valentina Giusti e Alessandro di portare questa emozione, di imprimere questa immagine di questa coppia che con difficoltà prova ad andare avanti e poi alla fine si guarda dicendo che cosa ci vuoi fare quando non ci arriviamo. Però ecco, è stato sì, veramente bello, anche intenso. Anche la scena finale in cui lui si fuma la sigaretta. Quella è stata una scena bellissima che noi non avevamo neanche visto lì per lì, perché quando loro giravano noi eravamo tutti da un'altra parte per dare spazio al cast, no? Certo. E quindi poi alcune cose le abbiamo viste anche noi quando poi il video è arrivato e l'abbiamo visto insieme in studio. Tante scene non le immaginavo, ho detto ma questa dove l'hanno presa, quando l'hanno fatta sta scena. E meno male che vi piaceva, perché dico magari non piaceva, sarebbe stato un problema. No! Abbiamo azzardato bene, però è stata veramente un'esperienza bellissima, piena e che ci ha anche insegnato parecchio, perché poi insomma lavorare con queste persone che comunque stanno nel mondo dello spettacolo ti porta anche a confrontarti, no? E a voler crescere, quindi noi già pensiamo ancora ora che facciamo per andare ancora già, più già oltre. siete proiettati io quando mi è stato detto che ci sarebbe stato Alessandro Verdolini corteggiatore, sì, c'è una bella differenza tra corteggiatore e tronista. Lo dico io che non forse ho visto una puntata di Uomini e Donne, sì, però corteggiatore è quello che forse è meglio mi sto zitto perché potrei dire qualcosa che non è giusto. Qualcosa che non è radiofonico. Borderline. Va bene. No. Però ecco. Sì, ho storto il naso, però invece poi conoscendolo, incontrandoci faccia a faccia, si è rivelata una grandissima persona. Magari quello è un trampolino di lancio, ecco, diciamo quello. Ecco. Certo, faccia a faccia con lui è un po' particolare come, cioè, voglio dire. Però Alessandro è alto quasi come me. Stavo dicendo, sì, quanto è alto Alessandro? Quindi io. 87. Sì. Ah, sì. Vabbè, scusa Alessandro se ti sto abbassando, però non ecco, invece voglio sapere appunto quando avete visto insieme la prima volta il videoclip fatto, finito, era questo?
Quindi c'è anche dalla parte di Alessandro, che emozioni? Non lo so, penso belle, perché non abbiamo potuto incontrarci successivamente. Ok, lo incontreremo a breve. Alex, volevo intendere te. Sì, perdono, ho detto il nome per intero, mi è uscito così, scusami Alex. Io sono stato stracontento, perché poi il videomaker Mike Pretty Wise, che lo salutiamo, ciao, è Mike, un grandissimo, ha fatto un lavorone. È molto bello è il videoclip. Il video è bellissimo, sia per quanto riguarda le riprese che come ha montato tutto. Sì. E ha reso proprio, come diceva Kina, il messaggio della canzone l'ha reso in video. Sì. Quindi parte la storia tra i due ragazzi. Uh-huh. E parte anche, vogliamo rendere il video in un certo senso un po' epico, no? Uh-huh. E quindi abbiamo scelto una location in montagna con dei panorami stupendi e quindi... Uh-huh. Molto, sì. E poi appunto non è facile, adesso ci sono tutti questi video un po' astratti, anche mi viene da dire così, invece appunto il vostro è proprio esplicativo, si capisce, proprio Trovare, effettivamente sì, trovare oggi qualcosa che non è stato raccontato è anche difficile, quindi credo anche quando si scrive lo è probabilmente ancora di più. Ma no? Poi quello che almeno io, ma anche Kina, quello che cerchiamo di fare è sempre tirare diciamo i concetti e scrivere cose che ci appartengono dentro, no? Magari cose che proviamo in quel momento. Certo. Quindi poi esce magari fuori qualcosa di particolare che appartiene a noi due in quel momento. Beh, diciamo, lui l'abbiamo già conosciuto neanche molto tempo fa in realtà, quindi sappiamo più o meno il suo genere, conosciamo i suoi gusti, eccetera. Ma te invece non sappiamo quasi nulla. E non si deve sapere nulla. E non si deve sapere nulla. È l'uomo X, l'uomo misterioso. Quando uscirà la pagina su Wikipedia ci saranno molte informazioni. Addirittura, va bene. Lavoro in corso. No, va bene, però è interessante questa cosa. Vuoi tipo un Bansky, sei tipo un Bansky, si sa di te ma non si sa di te. Esatto, no vabbè, sì. Però un po' la faccia ce l'hai messa, quindi. Eccomi qua. Esatto. Illuminaci anche qualcosina di te, ecco Alex. Molto, molto brevemente. Come vuoi. Ok, io vengo da tutt'altro genere, diciamo, che poi non è tutt'altro. Avevo una band rock, cantavo e suonavo nei locali di Roma, poi ci siamo sciolti, ho cominciato a produrre e proprio grazie alla mia produzione noi due ci siamo conosciuti un giorno e abbiamo incominciato, gli ho mandato delle produzioni. E da là ho cominciato a mandargli anche quello che cantavo io, che scrivevo io. Certo. Lui è piaciuto, si è trovato subito e da là è iniziata la nostra collaborazione. Ecco, però appunto tu venivi dal rock. Esattamente. Vabbè, dal look si capiva anni luce che insomma è quello. Non è che poteva essere musica classica, voglio dire, non credo. Però Beethoven ascolto pure musica classica. Vabbè, tutti i grandi artisti devono partire da là, questo si sa, insomma, voglio dire. Un po' di tutto, però ecco, avete trovato il giusto punto d'incontro. Sì, sai, lui si veniva dal rock, permettimi, anche dal punk un po', insomma, no? Anche a livello non soltanto di musica composta, anche di gusti musicali, perché anche poi di quello parliamo. E diciamo, quello che ci ha fatto congiungere era innanzitutto che ogni volta che ci trovavamo a, diciamo, esporci dei lavori o comunque a voler lavorare, ci trovavamo nello stesso momento, stesso periodo, stesso mood. Ah, quindi era sempre perfetto lavorare insieme in studio, perché arrivavamo, lui, io ho st'idea, sto momento sto così, oh, io pure, fra, ok, boom, buttiamo giù, e la cosa veniva. In più penso che sia stato figo, perché comunque io vengo dal rap, quindi cioè dal rap più old school, parto da lì, e mischiare un po' poi quello che è il rap insieme alle sonorità che sono un po' più punk, più rock, quindi le chitarre, le batterie, rendono tutto molto più intenso e molto più vero. C'è la possibilità di uscire dalla strumentale, che è quella che negli ultimi anni ci ha imparato, no? Cioè strumentale, la base analogica, che per carità fighissima, la spaccano, ce l'avremo tutti. Però la possibilità con Alex di lavorare, infatti noi facciamo anche molte versioni acustiche dei pezzi che facciamo uscire, ci piace portarli, rivisitarli. A molto, tal proposito, no? Ma voi state pensando di fare dei live insieme o comunque magari sarà solamente questo, diciamo, un cameo, chiamiamolo così? Noi abbiamo già fatto dei live insieme, l'ultimo è stato sabato scorso allo Zobar qua. Allo Zobar, come no, certo, sì. Salutiamo chi c'era, peccato a chi non è venuto. Sì, stiamo portando avanti diversi progetti insieme. E chi non è potuto essere, cioè io non ci sono stata. Vabbè, però, ti invitiamo al prossimo. Bravi, e quindi quando ti invitiamo al prossimo, perché già... senza Gio non ti muovi, giusto? Ma no, mi muovo, non vedo l'ora di muovermi senza Gio. E quando abbiamo già delle date? Allora no, abbiamo, si possono spoilerare? Sì, allora sicuramente posso dire che tra giugno e luglio avremo un evento abbastanza particolare.
a cui parteciperemo, che in realtà è un evento che non parte da Roma ma parte da, dal nord d'Italia, ma verrà a Roma e noi ne faremo parte. Mi hai molto incuriosita. Beh, posso dirti per che spoilerare, possiamo seguirvi però, no? No, no, certo, su Instagram vi consiglio di seguirci perché poi spoileriamo come nessuno mai, quindi sì. C'è stata inviata notizia a quello. Però sì, ecco, giugno-luglio sicuramente c'è qualcosa e stiamo lavorando per fare anche altro nell'estate, ma diciamo che di sicuro posso spoilerare questo. E poi ecco, in precedenza abbiamo già anche l'estate scorsa e quest'inverno fatto un buon numero di live insieme, diciamo che siamo pronti e per questo lavoriamo per farne altri, perché poi noi ci puntiamo, cioè noi, secondo me piace, a me piace anche a lui, sì, il fatto di andare sul palco, cioè per noi è veramente importante, diciamo, raga, pubblico. Veramente importante, quindi chiunque è all'ascolto, raga, se voi vedete Kinax e Alex Labbe live, noi siamo qui, non dovete che chiedere. Quindi ricordiamo Kina da seguire sui social, su tutti i social, TikTok? TikTok, sì, Corsa Tchina anche su TikTok, sono lì. Ci avete tutti TikTok? Sì, infatti è una parentesi, ci sono, raga, non vi aspettate che sia il TikToker più simpatico del mondo, ce l'ho. Però lo uso, annuncio anche lì, spoilerò anche lì, però. Però c'è. E Alex? Anche? Sì. Anche io su TikTok, Alex Tabei. Ma che? Alex Tabei. Niente, c'è pure Gio su TikTok. Sì, lo uso poco, però ce l'ho anch'io. Allora, ragazzi, purtroppo il tempo è tiranno e ai noi ci dobbiamo fermare. Ovviamente anche su tutte le piattaforme possiamo andare ad ascoltare il singolo che abbiamo. Raga, Spotify, Instagram, Spotify, Apple Music, iTunes. Bottiglie d'Assenzio ovunque. Qui. Sbocciamo queste bottiglie. Sì, dai, su, andate. Assolutamente. Quindi noi vi ringraziamo assolutamente. Ecco, rimaniamo in contatto per i live, per i progetti futuri e appunto per i nuovi brani. Soprattutto rimanete in contatto perché arriva l'Hot Secret. Noi, io e Gio Filippi, rimaniamo qui per l'Hot Secret. Vi tocca. Però mi raccomando, voi continuate a collaborare, perché quando create cose così belle a noi fa solo che piacere. Quindi vi ringraziamo, grazie mille, grazie Kina, ragazzi, grazie a voi, grazie a voi, grazie. E noi ci ritroviamo tra poco, Hot Secret, restate là.